Drammatico in Emilia. Il corpo del 18-year-old è scomparso, trovato il corpo senza vita giovane, riferisce l'agenzia ANSA. È stata trovata dai vigili fuoco durante la ricerca. In un ANSA fiume, circa 500 metri a valle luogo in cui era scomparso. L'ultima immersione del giovane era stata girata da un amico di 17 anni che era con lui. Seguendo le autorizzazioni del magistrato, il cadavere del giovane fu recuperato e reso disponibile alla medicina forense. La storia dell'amico: i due amici avevano deciso di trascorrere una giornata al fiume per staccarsi dallo studio per la maturità. Quindi, alle 15.30 di mercoledì 14 giugno, l'ultimo, tragico, immersione e Yahya Kimi fu inghiottito dalle acque del fiume Secchia. Mi ha chiesto di fare un video, un film giocoso in cui voleva fingere di essere portato via dall'acqua. Quindi, dopo che l'immersione, il terzo della serie, purtroppo, è scomparso, ha detto l'amico di 18 anni ai subacquei. Secondo quanto riportato da Corriere della Sera, i due giovani erano andati al percorso di Marzaglia Natura nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno. A un certo punto Yahya aveva deciso di fare qualche tuffo e di essere girato dall'amico. Fonte fotografica ANSA Fire Brigade: il corpo del giovane è stato trovato dopo 4 giorni di ricerca nel fiume Secchia. Il giovane stava simulando di essere stato trascinato via dall'acqua. Il dolore di amici e compagni di scuola: Yahya Kimi ha frequentato il Cattaneo dell'Edda Institute of Modena. Un ragazzo molto dolce ed educato, sottolineò dall'atteggiamento silenzioso, integrale, ma con un profondo senso di umanità. Il corpo sarà affidato agli onori funebri da Gianni Gibellini per trovare il corpo di Yahya, riferisce il Resto del Carlino. Corso del fiume è stato persino deviato. In effetti, le autorità competenti sono state in grado di deviare il corso dell'acqua presente una centrale elettrica nelle vicinanze. Sfortunatamente, il cadavere del giovane è stato trovato solo 4 giorni dopo intense ricerche. È iniziato immediatamente, grazie all'amico del suo amico, ora comprensibilmente sotto shock.